Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Questa volta abbiamo deciso di mostrarvi quelli che per noi sono i 5 prodotti top da supermercato. Quindi io vi farò vedere i miei 5 prodotti top e negli altri video magari scoprirete prodotti diversi rispetto a quelli che vi faccio vedere io adesso. Vi invito come al solito ad andare in info box perché lì trovate il link del gruppo Facebook e i link di tutti i canali che partecipano alla collaborazione, quindi mi raccomando andate a vedere anche i loro video. Dunque, io dovendo fare un video sui prodotti top da supermercato, ho pensato di radunare quelli che sono i prodotti che veramente io compro sempre, utilizzo sempre e che considero veramente di ottima qualità, perché ovviamente mi capita al supermercato magari di fare, tra virgolette, degli esperimenti, quindi di andare a comprare dei prodotti che non conosco, voglio provarli, quindi diciamo che mi capita. Però in questo video voglio farvi vedere quelli che io compro sempre, a cui sono fedelissima da tantissimi anni. Quindi veramente i miei prodotti top in assoluto. Però mi fermo con le chiacchiere perché questa introduzione è già stata troppo lunga e comincio subito facendovi vedere un balsamo labbra della Viviverde Coop. Quindi ovviamente lo trovate alla Coop. Il balsamo labbra è questo e devo dire che è ottimo. È protettivo, idrata le labbra, le tiene morbide. E io lo vado ad utilizzare molto spesso anche sotto al rossetto, quindi lo metto come base e poi applico il rossetto. Questo lo faccio soprattutto in inverno. Però, nonostante sia un balsamo labbra abbastanza consistente, quando lo mettete sotto al rossetto non fa quell'effetto patina, perché alcuni fanno un effetto patina, invece questo in realtà no, ovviamente applicando uno strato leggero di prodotto senza esagerare, riesce a tenerle morbide e non compromette la stesura del rossetto, almeno questo per quello che è la mia esperienza soggettiva, le mie labbra, il rossetto magari che utilizzo io, non lo so, una combinazione di fattori, però devo dire che è ottimo anche come base. Questo, come tutti i prodotti Viviverde Coop, ha ingredienti di origine vegetale, è assolutamente un balsamo labbra strepitoso perché riesce veramente a fare il suo lavoro. Si presenta così, io l'ho appena ricomprato perché l'avevo finito e devo dire che fra tutti quelli che io ho provato, perché ne ho provati tanti, questo è veramente il top, quindi ve lo consiglio. Inoltre ha un prezzo veramente basso, quindi vi consiglio di provarlo. Il secondo prodotto è una matita occhi. Dunque, questa è una matita che voi vedete piccolissima perché io la uso sempre da tantissimo tempo e adesso la sto finendo. La marca è Miss Broadway e io l'ho sempre trovata solo ed esclusivamente al supermercato Basco. Io non vi so dire se effettivamente poi si trovi anche in altri supermercati o in altri negozi, però per quella che è la mia esperienza, io l'ho sempre trovato solo alla Basco questo prodotto. È una matita veramente ottima. Questa è la matita, ma è una semplice matita nera. Quando io andavo ad applicare le altre matite di altre marche sotto nella riga interna dell'occhio, tempo 10 minuti, un quarto d'ora, era sparito tutto. Probabilmente dipende dalla mia lacrimazione, dal mio occhio, sicuramente dipende da quello, però con le altre matite io comunque non riuscivo mai a tenere la linea. Invece con questa devo dire che la linea mi rimane, magari non proprio tutto il giorno perché comunque dipende anche appunto dalla lacrimazione del vostro occhio, però sicuramente una mezza giornata mi dura, poi basta magari andarla a ritoccare un pochino e torna perfetta, quindi non sparisce mai del tutto. Magari dopo mezza giornata è meno definita, però veramente basta una passata veloce e torna perfetta. Quindi questa è l'unica matita in grado di mantenere la riga nera all'interno dell'occhio. Con le altre matite io non ci sono mai riuscita. Quindi assolutamente questo è un prodotto super top che io compro da anni e che continuerò a comprare finché deciderò di usare la matita all'interno dell'occhio, perché veramente è l'unica che riesce a fare il suo lavoro, almeno per quello che è il mio tipo di occhio.
Poi, altro prodotto top è il levasmalto della Sien. Questo lo trovate alla Lidl. Questo è un levasmalto ad immersione, nel senso che voi andate ad inserire il dito, quindi l'unghia, all'interno del barattolino. Vedete che c'è una spugnetta all'interno. Voi la inserite all'interno. Ora io non lo faccio perché ho lo smalto e altrimenti andrei a toglierlo. Inserite, ruotate il dito leggermente e lo smalto viene via. Questo è un prodotto ottimo perché rispetto agli altri levasmalto fatti in questo modo che ho provato, questo della Sien è l'unico che fa il suo lavoro velocemente, perché con gli altri levasmalto di altre marche comunque era un'operazione più lunga. Invece così voi inserite l'unghia all'interno del prodotto e tempo pochissimi secondi vi ritrovate senza lo smalto, quindi è veramente ottimo. Invece con le altre marche che io comunque ho voluto provare, l'operazione è più lunga perché rimaneva comunque sempre qualche rimasuglio di smalto, comunque bisognava starci molto di più e quindi insomma io devo dire che mi sono trovata veramente benissimo solo con questo qua della Sien. Non mi ricordo il prezzo perché quando vado alla Lidl compro talmente tante cose che poi i prezzi dei singoli prodotti non me li ricordo mai, però è comunque un prezzo basso perché i prodotti della Lidl lo sappiamo che comunque hanno dei prezzi abbastanza bassi. Io questo ve lo consiglio, provatelo perché è veramente eccezionale. Adesso cambiamo genere. Vi faccio vedere un prodotto del quale sul mio canale non parlo mai e c'è anche un motivo. Questo è, diciamo, un detersivo, anche se in realtà non è un detersivo, è uno smacchiatore. Questo qua, omino bianco, smacchia facile. Dunque, io sul mio canale non parlo mai di detersivi o di prodotti per la pulizia della casa, perché io odio pulire la casa. Quindi, quando apro la telecamera per fare un video da mettere su YouTube, voglio parlare di cose che mi piacciono. I detersivi non mi piacciono perché pulire la casa mi annoia terribilmente. Lo devo fare, sono obbligata a farlo, ma non mi piace. E quindi sul mio canale non trovate video di detersivi e di cose del genere perché non solo mi annoia utilizzarli, ma mi annoia parlarne. Però questa volta voglio fare un'eccezione e parlarvi di questo prodotto perché veramente mi ha salvato un sacco di indumenti. L'ultima che mi è successo è recente perché a fine agosto, inizio settembre, voi immaginate la scena: pantaloni chiari, nuovi, appena comprati, pranzo fuori. Si ordina una cosa che ha un pochino d'olio negli ingredienti, diciamo così, si prende la vostra forchetta con il coniglio, era in questo caso, con il coniglio gustoso e buonissimo, e nel momento in cui si porta il coniglio alla bocca, cosa succede? Cade una goccia di olio sui pantaloni nuovi, bianchi. Disperazione assoluta. Però lui mi ha salvato perché io sono arrivata a casa, ho messo un pochino di prodotto sulla macchia, l'ho lasciato agire, poi ho messo tutto in lavatrice e i pantaloni sono tornati come nuovi, assolutamente come nuovi. Io adesso non posso farveli vedere perché li ho messi nell'armadio piegati, quindi li ho dimenticati di là, quindi la mia pigrizia mi impedisce in questo momento di andarli a recuperare, però fidatevi perché sono veramente tornati come nuovi. Quindi questo assolutamente è uno smacchiatore super efficace. Ovviamente dovete usarlo nel modo corretto, nel modo giusto, però vi assicuro che funziona. Quindi è veramente consigliatissimo. Quindi faccio questa eccezione, questa volta vi parlo di un prodotto di questo tipo perché davvero merita una possibilità. Quindi se vi serve uno smacchiatore, provatelo. Ultimo prodotto, prodotto dolce, prodotto alimentare, la cioccolata Fior Fiore Coop. Eccola qua. Questa è la cioccolata extra fondente all'85% di cacao. A me piace la cioccolata fondente, io non sono un amante della cioccolata al latte, preferisco che sia forte, quindi proprio extra fondente. Questa è ottima, questa è veramente ottima rispetto ad altre marche, diciamo ad altri tipi di cioccolata sempre extra fondente. Questa è veramente ottima perché se vi piace il gusto del cacao amaro, questa è veramente eccezionale.
quindi io ve la consiglio. Ovviamente voi vedete la scatola piegata perché io ne ho mangiato praticamente già quasi metà. Ovviamente io non l'ho mangiata tutta insieme, ragazzi, perché io ne mangio un quadrettino ogni tanto, un quadrettino per volta, quindi mi dura tantissimo. È una cosa la cioccolata che in casa mia dura veramente mesi e mesi perché il mio compagno non ne mangia, io ne mangio pochissima. Quindi mi dura veramente tanto, però vi assicuro che quando ho voglia di cioccolata, questa veramente è eccezionale. Quindi se non l'avete mai provata, provatela perché è veramente ottima. Questi sono i miei 5 prodotti top. Ovviamente fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri prodotti top da supermercato, se i prodotti che vi ho mostrato adesso li avete usati, se condividete la mia opinione oppure no. Vi ricordo di iscrivervi al canale, come al solito, se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Ricordatevi di andare a vedere i video degli altri canali e io vi mando un bacio enorme.